Buonasera signori, benvenuti e bentrovati sul mio canale. Come state ragazzi? Come state? Io ovviamente spero bene. E ragazzi, io sono felicissima perché non vedevo l'ora, lo dico sempre ragazzi, ma è vero. È vero perché io prima giocavo molto più spesso, da quando ho iniziato a lavorare, praticamente i miei momenti videoludici sono strettamente legati alle live, quindi io ogni volta non vedo l'ora di essere in live, sia per condividere una serata con voi, ma soprattutto per giocare. Ovviamente, quindi ragazzi, doppia gioia per me stasera. Come ho anticipato nelle storie di Instagram, mi ero collegata un pochettino prima al gioco. Avevo acceso il gioco un po' prima per fare le secondarie, o meglio, le missioni compagno. Ve la beccate. Speriamo sia bella perché io, ragazzi, ci tenevo a farla e quindi la faremo insieme. Non dovrebbe durare comunque molto. Le missioni compagno durano molto poco, sono giusto per approfondire il rapporto con i compagni. Vediamo un po'. Tash sta trascorrendo un po' di tempo sulla spiaggia per raffreddare i bollenti spiriti, metaforicamente e letteralmente. Questo momento tranquillo offre un'opportunità per conoscerla meglio. Attenzione. Vediamo se sarà solo una chiacchiera. Hey. Ehi. Some for you. Un po' a te Some e un for altro un po' a you. te. Ragazzi, è troppo carino, sto dando da Hey, mangiare ai don't be a dick. piccioni. That was for the little one. Non fare Stupid così, era per birds. il piccolino, stupidi uccelli. Ragazzi, lei in realtà è un amore, è una cucciola. Buonasera, Cthulhu! Bello ri ritrovarti. Come va? Come stai? Posso aiutarti? Here, let me. You gotta Lascia spread fare a it out. me. Throw it Spargi out in per fluff bene, and se they fai il fight over mucchietto it. poi se lo I litigano. know how to do it. So To come si do fa, it. ragazzi, adoro. Anch'io do sempre le Sometimes I briciole practice with agli fire uccellini. out here. A volte qui mi It's alleno con il safer. fuoco. No people È più around. sicuro, non c'è Lots of gente, c'è water. tanta acqua. Is it magic or Ma è magia It's not o... magic. Non è magia, My mia mother madre dice says the che Kunari e Qunari used draghi to be erano closer to intimi, che c'è dragons. qualcosa di loro Something nel in our nostro blood. sangue. The Antom called you Yantam ti hanno Adari. chiamata Adari. Yeah. Old Già, il Qunari vecchio worked for termine Kunari per firebreaker. sputafuoco. A few Per ogni like me are generazione born ne every nascono pochi generation. come My mother thinks Adari me. Mia were meant madre for pensa che something gli Adari special. fossero destinti, She's always looking through the old destinati a texts for qualcosa di clues. speciale. Cerca sempre indizi nei testi antichi. Come on. Don't want to scare the Forza, meglio non birds. spaventare gli uccelli. Quindi scopriamo un po' di più sul suo potere. Quindi, ragazzi, meno male che la stiamo facendo insieme perché l'ultima vicenda che è avvenuta nella My missione mother left the principale key era not far proprio, from here. diciamo, la Got herself scoperta del suo transferred to potere. Kontar from Si era fatta Parvalan. trasferire, mi Smuggled me portò di there and then nascosto e walked se ne out. andò. I thought Kontar was well Pensavo che fortified. Kontar avesse How delle did she buone escape with the child? fortificazioni. Come ha fatto a fuggire Lucune con una isn't a bambina? prison. People can Il leave if Kun they non è want. una prigione, se vuoi te ne vai. You little guys hungry? Avete fame, piccoletti? Comunque io ho detto piccioni, ma non sono piccioni, raga, I sono miss living gabbiani. under the key. Ti manca Not vivere much to secondo il miss. Kun? I was a baby. Non direi, ero My molto mother misses piccola. it. She was Manca an mia Ashkari madre. back then. Lei ai tempi era una Scholar. Ashkari, una Where'd she leave? studiosa. Perché Me. se ne andò? Per me. Tutto bene, dai tu? Mi dice Cthulhu. Io, dai, abbastanza bene. Abbastanza bene. Voglio sempre più tempo per giocare, ma quello è un discorso a parte. Diamo altro cibo ai gabbiani. Geneticamente There's enough for modificati, all of you. comunque. Certo, lei è contenta. Shatan was worried about what the Qunari would do Shatanna with temeva per quello che Firebreaker. avrebbero fatto i Qunari con una What would they sputafuoco do? come me. She E cosa said they'd avrebbero have me put in fatto? the Antam, Diceva che mi avrebbero using me assegnato a as a Yantam berserker. come The idea berserker. scared her enough that she L'idea left la her spaventò così library and tanto che walked lasciò away la sua from the tomb. biblioteca e abbandonò il Kun. Però io volevo vedere, qua c'era qualcos'altro, scusate, mi allontano un secondo. Cosa c'è qui? Guarda un po'. Certo che l'ho trovato il momento per fare questa cosa io. Però magari poi qua non ci torno più, quindi meglio farlo. Dobbiamo rompere tutti questi cosi. E se li rompiamo avremo un premietto. Il terzo l'ho visto, mi manca il quarto. Aspettate. Invece ce li ho tutti, signori. Ottimo! Più 100 salute, troppo felice io. Anzi, l'ultimo mese in realtà. Ecco There you go. qua. Come on. Over here's where I Forza, qui è dove mi practice. alleno. Why not on the Vediamo se ci beach? dice altre cose su Don't di want to lei. scare Perché non sulla birds. spiaggia? We Non just voglio fought 'em. spaventare gli uccelli, li abbiamo appena nutriti. E beh, giustamente ha ragione anche lei, cavolo. E comunque anche il What loro the crap habitat. is that?
Quello che cavolo è? Gli Yantam staranno marcando il loro territorio. Non la mia spiaggia, Vash Vartari, ora li brucia. Forza, questi standardi vanno bruciati. Vai, brucia tutto. Io l'ho già usato il suo potere. Questa è una sorta di tutorial anche per utilizzare il suo potere. Ma io l'ho già utilizzato, chiaramente. Nice. Wow, cosa si prova quando si soffia fuoco in quel modo? Ragazzi, Dracarys. È più come sputare. Mi si apre qualcosa in gola e si mischia tutto. Poi c'è questa vampata mentre butto fuori. Mi stupisce che non ti faccia male alla bocca. Invece sì, una volta ci si è messa la lingua di mezzo, un boccone di fuoco. Ai. Ma neanche poi tanto male. Mia madre deve preparare il cibo più piccante o non ne sento il sapore. Immagino sia il compromesso per l'essere uno sputafuoco. Ci sta, il mio fiuto è migliore di quello degli altri. Una cassa di scorte degli Yantam. Peccato che sia chiusa. Non per molto, guarda. Ragazzi, lo so che è una fortuna lei. Vai, spacca tutto. Così. Wow, che fiammata. Già, sciogli alcuni metalli, non tutti. Come fai a capire quali metalli potresti sciogliere? Mia madre diceva che da piccola facevo fuori parecchi cucchiai. Beh sì, è una passeggiata con lei. Io scendo, l'anticipo, raga. Un altro Kunari! Karash, sono Tash, ho portato del cibo. Ma tutti i rima uguale fanno. Eva Tash, non ti aspettavo così presto. Le nuvole sono basse, pioverà. Chi c'è con te? Rook, un'amica. Capisco, bene, indossate qualcosa per proteggervi. Pioggia a goccia, non pioggia nebbia. Che? Salve. Rook, piacere. Anche per me. Karash era un marinaio della casta degli operai. È arrivato con gli Yantam durante l'invasione. Ci dissero che era per ordine del Kun. Non mi insegnarono a fare la guerra, mi insegnarono il clima. Nubi rosse significano tuono. Nubi grigie significano pioggia. Nubi verdi temporale. Nubi nere cannoni degli Yantam. Dopo quello che fecero a Ventus, scappai. Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ti hanno fatto, Yantam. Non avrò più la mia vecchia vita o professione, ma ricordo chi sono. Yantam non possono dire lo stesso. Hai visto i loro standardi? Sono nei paraggi. Non mi farò vedere. Ok, fammi sapere se ti infastidiscono. Sono in pace, Evatash. Ho nuvole da guardare e pesce da mangiare. More than just fish. Non c'è solo pesce. Tieni, Shatan ha detto di mangiare la frutta prima che vada male. Preferivo i biscotti. Tutti preferiscono i biscotti. Benvenuto. Mangerò la frutta, grazie Evatash. A presto. Benvenuto, Ezekiel. E così l'ammazzare draghi è un lato sensibile. Il Kun dice che bisogna preoccuparsi delle persone. Quindi tu sei un po' Kunari, un po' di Rivein e un po' drago. Elenca le sfide del vivere in mondi diversi. Elenca i vantaggi del vivere. Io la penso più che sono vantaggi. Ti capisco benissimo. Hai scelto di incoraggiare Tash. Forza, dovrei dire a mia madre come sta Karash. Thank you so much, Ezekiel, thank you. Welcome. Ho dovuto abbandonare la mia vecchia vita dopo l'ingresso nei custodi grigi. Poi ho abbandonato tutto di nuovo per aiutare a fermare Solas. Nel frattempo abbiamo trovato coltello Kunari. Laddove le valutazioni presumevano che la lama ben affilata fosse per scopi sinistri, l'attrezzo è simile a quelli usati dai fornai per tagliare il pane. Tutto buono per migliorare, ogni sfida è ben accetta. Sì, infatti, okay. Cthulhu, io mi lancio. Mi butto il più possibile. La chiesa contro il Kun. Aspetta, questo è importante. Una guida per i Kunari che abbandonano il Kun, scritto da un veggente Rowan, con note di Shatan, tradotto da un Kulat. Imparando a conoscere il mondo esterno al Kun, sentirete parlare del creatore della chiesa. In un certo senso sono come il Kun, sotto il quale siete cresciuti. La chiesa non è come il Kun nella sua interezza, corrisponde piuttosto ai nostri sacerdoti e studiosi. Al di fuori del Kun, l'esercito è controllato da un reggente come il re di Rivein, mentre le edilizie e l'agricoltura sono controllate da mercanti.
Se vi sembra un sistema inefficiente, non avete torto. Immaginate un lavoratore Atlock e un sacerdote Asala che discutono su come costruire una biblioteca senza il triumvirato. Il canto della luce insegna che il mondo è stato generato dal creatore, una figura divina che poi abbandonò il mondo per dimorare nell'oblio. Per il creatore significa che è successo qualcosa di sorprendente, mentre se il creatore lo vorrà, significa sperare nella buona sorte. Il creatore non è uno spirito o un demone, suggerirlo indispettisce molto i sacerdoti della chiesa. Andraste era una guerriera e una studiosa che ebbe visioni del canto della luce, proprio come Kuzlun comprendeva i principi del Kun, diffuse il canto in tutto il sud. I principi fondamentali della chiesa sono l'essere gentili vicendevolmente, diffondere la parola del canto proprio come si deve diffondere il Kun, e non permettere ai maghi di governare sulla gente. Questo viene interpretato in modo diverso nei vari paesi. Al sud i maghi erano tenuti in cattività, limitati quasi come i nostri Sarebas. A Rivein i maghi devono rinunciare a qualsiasi pretesa di governare come nobili. Nel Tevinter i sacerdoti della chiesa affermano che il canto limita solo i maghi che intendono governare nel nome del male, e i maghi sono quindi liberi di governare. Ciò ha portato a una divisione tra la chiesa di quel luogo e quella di altri. È rassicurante notare che il Kun non è il solo credo di vita viziato dalla corruzione delle istituzioni. Cioè, ha voluto sottolineare un parallelismo tra la chiesa e il Kun. Alla fine anche il Kun è una religione, obiettivamente. Ho dovuto prendere lezioni di Kunari, imparare a fare quegli stupidi nodi. Non era poi così male quando i Kunari e Rivein erano in pace. Ora gli Antam si sono staccati dal Kun e hanno iniziato ad attaccare. La gente mi guarda come se avesse paura che cambi schieramento. Peggio per loro, la gente è stata una sola cosa. Non saprà mai quanto è grande il mondo. Vabbè, qua sta dando valore all'intercultura. Perché chiaramente più sei chiuso nelle tue visioni e meno, cioè più hai la mente chiusa e meno puoi vedere le opportunità. Quello sì. Cioè avere una mente aperta è sempre buona cosa. Un gattino, ciao amico. Va bene, qua credo di aver preso tutto. Non voglio lasciare niente perché qua non ci tornerò più poi. È chiaramente una cosa che stiamo facendo perché stiamo seguendo lei. Io mi guardo sempre anche in questi piccoli... queste piccole rientranze. Ok, andiamo, seguiamola. Ragazzi, io anche stasera ho una bella tisanina allo strudel, molto buona. Mother. Madre, che cosa ci fai qui? Un tempo mi chiamavi Tama. Un tempo bagnavo anche il letto, vuoi che ricominci? Io preferirei di no. Non che siano affari miei, lei non sta nel mio... Le sono sempre piaciute le persone imbarazzate. In verità i gusti di Avatash sono eterogenei, sebbene è insolito che lei sia attratta dagli uomini. Lei stessa si comporta quasi come un uomo. Vabbè, raga, le piacciono le donne, ok. Perché sei qui? Per chiedere a Karash della tavoletta recuperata dal suo gruppo. Mi chiedevo se alcuni dei simboli si potessero usare tra gli Antam. Sii gentile, non costringerlo a parlare della guerra. Comprendo la saggezza del tuo consiglio. Comprendo anche che tu hai usato ancora il tuo fuoco. Fai sentire bene quelle consonanti. Kunari non sono mai goffi. E neppure il nostro linguaggio. Hai fatto bene a portare a Karash il suo cibo. Vabbè. Scusa, è fatta così. Allora, romance non la voglio fare, però ci tiene a te. È molto coinvolta nella tua vita. Già. It was nice to meet Karash. È stato bello incontrare Karash. Yeah. Sì, è vero. Bene, abbiamo approfondito, ripeto, il rapporto con lei. Questo sicuramente. Ah, mi fai compagnia, Cthulhu? Anche tu, tisanina, che gusto. Ok, incarico completato. Tash ha passato del tempo sulla costa a dar da mangiare gli uccelli e far pratica col soffio di fuoco. Un incontro con sua madre rivela che non sempre vanno d'accordo, ma che vogliono solo il meglio l'uno per l'altra. Comunque, vedete, fare le missioni vi permette di avere... ovviamente ricompense anche per quel personaggio. Quindi armatura nuova per lei. Guardate che figo, vestita così. Ma che bella. Sì, questa è la secondaria con gli acrobati del velo, che poi mi faccio io. E qua ci sono altre secondarie, ragazzi. È pieno. Sinceramente questa è una cosa che a me piace. Semplicemente devo trovare il tempo per farle. È pieno veramente di missioni. Quindi sarà mia premura farle. Spero, se non riesco in questi giorni, sicuramente nel fine settimana.
Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, ragazzi, è arrivato il momento di proseguire con la storia e lasciare da parte le missioni secondarie e le missioni compagno. Sono state molto belle, ma si va finalmente alla grande necropoli perché dobbiamo reclutare l'esperto dell'oblio, Emric Volcarin, un negromante, quindi dovrà unirsi alla nostra squadriglia. Chi ci portiamo? Considerando, guardatelo che figo lui, l'ho visto nel trailer, mi sa. Non so lui con che abilità va più d'accordo, ma io stavolta mi porterei Lucanis. Vediamo se due forti come carattere vanno d'accordo insieme. E poi devo riprendere un attimo i rapporti con Lucanis. La grande necropoli, ragazzi, guardate che bella, wow. Aiuto. Paura io. Frattempo bevo. È venuta anche Bellara. Ci siamo, ma nessuna traccia del professore. Spero sia qui e che ci scusi se gli arrechiamo disturbo. È un negromante senior. Non credo che. Ah, certo che c'è lei, ragazzi, è lei che ce lo presentava. Molto creepy, mi piace. Sì, ci sono molte ambientazioni così. Belle, molto creepy, veramente. Ecco, raga, lui è un negromante, quindi guarda cosa sta facendo, chiaramente. Riesumando cadaveri. Salve. Minatori. Oh mamma. Ma non ce l'hanno con noi, meno male. Stanno lavorando, raga. Visitatori, che magnifica sorpresa. Problemi con gli ascensori? I nostri ultimi ospiti sono rimasti bloccati per ore. Ragazzi, però che figo. Guardalo. Professor Emric Volcarin, dell'Osservatorio del Lamento. Hello, professor. Professore Emmerich, salve, non ci siamo mai incontrati di persona, ma vi ho scritto molto. Bellara, mia cara ragazza, che piacere! Non hai certo fatto tutta questa strada solo per incontrarmi. In effetti è così, ci serve un esperto dell'oblio. Salve, sono Rook. Come siete cordiale? Non mi aspettavo un simile benvenuto. Date le circostanze. Niente da temere, la forza lavoro è talmente innocua. Urlo lontano e penetrante. Vabbè, continueremo questa piacevole conversazione, ma prima devo risolvere un piccolo problema. Lo dobbiamo aiutare, chiaramente, altrimenti col ca che ci aiuta. Devo indagare. Voi due mi accompagnereste nel cuore delle sale del sudario? Verso quelle urla? C'è qualcosa che è andato storto in questa parte della necropoli. I morti si agitano più del dovuto. Indaga sui disordini nelle sale del sudario. Sì, ci andiamo, chiaramente, però fammi un attimino vedere, ecco, cosa c'è indietro. Ok. E qua? Si scende. Qualcosa si muove davanti a noi. Strano, quelle sale dovrebbero essere protette dalla campana. Qualche non morto che vuole giocare con noi? Ecco. È un demone della disperazione. Affascinante, vero? Non dovrebbero affatto essere in grado di lanciare breccia nelle sale del sudario. Ovviamente lo dobbiamo sconfiggere, ma te pare. Attenzione, Rook, ti ha isolato. Dai, amico mio. Fatti battere. Bene, sono tornati i miei amici, per fortuna. Quanto è figo Lucani, se mi mancava squadra. Dove vai che devi morire? Sei già morto, però. È fondamentale scoprire perché quello spirito sia comparso qui. Fate strada, professore. Ragazzi, nel frattempo mi hanno ricaricato pure le cure. Che meraviglia. Qua questi sono tutti morti qua. Mischini, mi dispiace. Andiamo, va. Buonasera, Brullone. Benvenuto. Stiamo reclutando un nuovo. Anzi, abbiamo appena reclutato un nuovo compagno di squadra. Si chiama Emmerich ed è un negromante. Abbiamo sconfitto un campione molto forte. Ci ho messo un po', ma è stato molto soddisfacente. Qua non c'è niente.
Andiamo. Qui. Niente. Andiamo dall'altra parte. Infatti. Minerale. Ok. Andiamo, caro. Boss fight. Qualcuno ha sbarrato la porta e incatenato la stella sommersa. Qui ci sono non morti, ovviamente, te pareva. Potremmo essere costretti a difenderci a seconda delle loro condizioni. Giustamente tu lo dici, ma ci si può fidare dei negromanti? Diciamo che è un mago come un altro che ha deciso di utilizzare questo tipo di abilità. Però a me non piace, cioè a me sa proprio di mago cattivo, quindi non lo so fino a che punto ci potremo fidare. Finché non mi dà motivo di dubitare di lui, io mi fido. Un colpo magistrale, lui. Bene, c'è qualcun altro? Devo liberare quella campana. Serve aiuto? Grazie, la stella, la campana può bandire questi spiriti dalla disperazione. Se rimuoviamo le catene. Ok. Quindi dobbiamo cercare di rompere questo. Però questo a sua volta è collegato a qualche altra roba. Quindi proviamo a capire. Spari, signorina, spari. Certo, si spara. Assolutamente. Visto uno scrigno. Invoca spiriti. Bastone arcano. No, ragazzi, io mi terrei il mio. Ok che dà più sbilanciamento quello nuovo, ma il mio dà danni elettricità e io mi sto facendo più... ecco, più legata all'elettricità. E poi il mio è migliore anche perché migliora gli attacchi, potenzia gli attacchi a distanza. E mi fa comodo. Quello dava più difesa. Ok, serve un fuoco fatuo per aprire la porta. Porgi i tuoi omaggi e il fuoco fatuo ti seguirà. In realtà l'ho già dovuto prendere un fuoco fatuo. E che voi non l'avete visto. Quando ho esplorato la dimora dei custodi grigi a Rivane, per procedere per aprire una porta ho dovuto prendere un fuoco fatuo. Semplicemente lo acciuffate così e ve lo portate appresso e vi aiuterà ad aprire certe porte. Fuochi fatui sono gli spiriti più semplici ma molto utili. Porta qui il fuoco e potremo aprire le porte. Esatto, quindi l'ho già fatto in realtà. Guarda. Ecco. La porta è aperta, dove si va? Dovrebbe condurci agli androni superiori, dove possiamo liberare la campana. Sulla via c'è qualcuno che vorrei interpellare. Qua cure su cure. Questo ancora non si può liberare, quindi seguiamo la strada. Quindi, professore... Solo Emric, grazie. Non siete rimasto così sorpreso dal fatto che ci serva un esperto dell'oblio? Gli spiriti parlano, persino i più semplici menzionano il caos dell'oblio. Una consulenza non era tanto questione di se, ma di quando. E quindi lui si aspettava che prima o poi lo saremmo venuti a cercare, perché ha percepito, come dire, i disequilibri nell'oblio. Guai, purtroppo, ragazzi, che devo dire. Ci piacciono i guai. Che figo l'attacco di Lucanis, mi mancava, ragazzi, in squadra. Comunque sì, più o meno ho già sott'occhio le coppie di alleati. Ormai più o meno ho capito come metterli. Ok. Un altare. Qua non c'è nulla di interessante. Qua si potrebbe salire, ma non c'è nulla, quindi scendiamo, dai. Cura che non mi serve. Di qua? Qua per forza c'è qualcosa. Niente di interessante, però. Qualcosa c'era. Oro, moneta misteriosa.
Qua c'è un fuoco fatuo da trovare per aprire questa grata. Ci sono due scrigni, tra l'altro. Spero che troveremo quel fuoco fatuo. Mi interessa. Ok. Questo è per tornare indietro. E qua siamo arrivati. Quanto ghiaccio? Altra magia? Echi degli spiriti della disperazione, sofferenza che divora se stessa. Dovremmo mantenere le distanze. Se provocate, queste manifestazioni si disintegreranno. Quindi che devo fare? Cripta dei cari estinti. Oh mannaggia. Troppo inquietante comunque. E qua ci vanno addirittura due fuochi fatui. Tre, quanti cavolo ce ne voglio? Impossibile farlo senza un fuoco fatuo. Anche questa è chiusa, non ho visto fuochi fatui qui intorno. Allora chiamerò aiuto. Chiamo gli spiriti. Vediamo. Hanno risposto, dobbiamo condurre i nuovi fuochi fatui alla porta. No, vabbè. Sono in giro, ragazzi. Non ci credo. Vabbè, me ne devo andare a prendere, allora devo fare il percorso lo stesso, vabbè. Pace all'anima nostra. Ma scusami, uno è lì, come faccio a prenderlo? Come faccio a prenderlo senza svegliare gli spiriti? Passo da qua. Paurissima, non li voglio svegliare. Ok. E questa? Strano, questa porta non dovrebbe essere qui. Non dovrebbe? Spesso la necropoli altera la propria struttura. Vabbè. Ok. Spero di non dovermi preoccupare di ciò. Ok. Bene. Gli altri due. Uno me lo porto indietro per aprire gli scrigni se ce la faccio, vediamo. No! No, raga, li ho liberati, non volevo. Mi dispiace. Mi dispiace molto, non volevo disturbarli. Era ormai troppo tardi. Scusate. Stavate facendo il vostro sonnellino. Purtroppo. Sono svegliati. Ok. Il personaggio e poi a letto. Alla prossima, madame. Ma alla prossima a lei, signor Sephiroth. Grazie per essere passato, ovviamente. Mi ha fatto super piacere. Ovviamente per non perderti le prossime live, Sephiroth, seguimi. E se ti va ovviamente di supportare il canale e per caso dovessi avere già Amazon Prime, sappi che l'abbonamento è gratuito. Quindi se ti va, chiaramente a me fa tanto piacere. Altrimenti mi fa piacere lo stesso vederti passare in live. Quindi alla prossima. Ok, io li ho messi i fuochi fatui, quindi la porta la possiamo aprire. Ben fatto, oltre queste sale troveremo aiuto per raggiungere la campana. La disperazione è più infestante di quanto pensassi. Dobbiamo fermare chiunque stia attirando questi spiriti. Ci proviamo. Credete sia una persona la causa dei demoni della disperazione? Oh sì, i mortali sono ciò che più li attrae. Quindi c'è qualcuno che gli sta rompendo le scatole a questi poveri spiriti. Vediamo chi è. Dove siamo finiti? Abbiamo compagnia. Ho visto. Bulbo oculare. Interessante. Ok, andiamo alla porta. Raggiungi l'aiutante di Emric. Quindi c'è l'aiutante che sta facendo danno, forse. Come ci disfiamo di tutti questi demoni della disperazione? La loro fonte è vicina alla campana che hai visto prima. I suoi rintocchi li bandiranno, ma prima dobbiamo trovare chi li ha attirati. Teschio cieco, amuleto, raro.
Meglio o peggio del nostro? No, preferisco durata io. Visto che sono maga, preferisco la durata. Qua non vedo niente. Comunque sto ancora pensando a quel fuoco fatuo che abbiamo lasciato. Spero di poterci tornare. Dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Cos'è questo posto? Voglio un fuoco fatuo. Voglio un fuoco fatuo infinito. Voglio che stia sempre con me. Ok, vediamo qui cosa c'è prima. Dimmi, Rook, da dove vieni? Ho seguito l'addestramento dei custodi nelle Underfen, sede della fortezza di Wissout. Mi ho sentito parlare. Devi raccontarmi tutto dei tuoi viaggi una volta tornati in superficie. È curioso il negromante. È curioso, attenzione. È curioso, cioè curiosità buona la sua o ci dobbiamo preoccupare secondo voi? Qua non sale. Come ci salgo lì? Andiamo da qua. Ehi. Okay. Io voglio andare lì, non so come andarci. Farò un percorso al contrario, evidentemente. Lì c'è una scala, guarda, sì, c'è altra roba. Ci sarà un altro modo. Assolutamente. È impossibile, devo fare tutto questo per averlo. Andiamo. Anche lì, guarda. C'è tutto un percorso. Apriamo la porta. Ci siamo, qui è dove scopriremo chi ha evocato questi spiriti. Guarda. Devi aprirti alle possibilità mentre sei nella necropoli. Giada negromantica. Anello. No, facciamo quello che c'ho. Cimelio. Attenzione. Appunti voluminosi, gli appunti a lungo perduti di uno tra i più famosi evocatori di spiriti di Nevarra. Secondo alcuni, Eglantine Feldevar vaga ancora nell'oblio, sebbene sia morta 60 anni fa. Va bene, però non ho risolto lo stesso i miei dilemmi. Lì su non ci sono potuta comunque andare. E pace all'anima nostra. Ripeto, vorrà dire che c'è tutto un qualcosa, tutto un percorso che faremo verso l'alto e che ci riporterà qui in questa stanza e che ci farà prendere quello scrigno. Tutto collegato sarà. Speriamo. Ecco qui, ragazzi, attenzione. Ah no, non è l'alleato, è sempre lui. Ma perché siamo finiti qui? Accendi i bracieri. Ok. Questo dovrebbe aprire l'ultimo varco verso la campana. Liberiamola in fretta. La stella sommersa allontana la disperazione. Gli eventuali spiriti malevoli che sentono il rintocco verranno banditi dall'oblio. Qualsiasi spirito malevolo? Quelli privi di legami. Il tuo compagno non ha di che temere. Vero, ragazzi, perché Lucanis ha con sé lo spirito, è vero. Quindi ha paura che vada via. Ha paura che venga bandito anche... anche lui. Bella questa chicca comunque. Bellissima. Ok, qua stavo giusto gironzolando per vedere se in qualche modo veramente si poteva salire lì, ma no, quindi finiamo di accendere i bracieri e poi vedremo come proseguirà questa esplorazione. Non vedo scale. Eccellente, avviciniamoci al corpo e cominciamo. Dai, facciamolo, va. Per il potere del sigillo e della fiamma, chi ha portato la disperazione tra noi? Attenzione. La disperazione, chi l'ha portata qui? I venatori. I venatori, ovviamente. Da questa parte, prego. Cosa avete appena fatto? Il termine colloquiale è bisbiglio dei morti, un dono manifestatosi con la magia. Parlare ai cadaveri tramite la magia. Sinceramente non so come facciano gli altri osservanti a muoversi nella necropoli senza.
Credo di aver sentito qualcuno. I venatori, questa mappa è inutile, abbiamo perso 3 schiavi in queste trappole. Se quella mano della gloria brucia, allora non perdiamo altro tempo. Ragazzi, aiuto. Sì. Io vi sconfiggerò. Voi morirete. Loro attaccano. Muori che mi hai rotto. Poi pure ce n'è a non finire in giro, non mi preoccupo quello. Ok, è morto. Un demone della disperazione in meno. Quello era l'ultimo. Vedo qualcuno vicino alle casse. Non credo stia con i venatori. Per il momento io sto ronzolando. E qua c'è un po' di roba. Un labirinto di spiriti. Non sapevo che nel Tevinter avessero imparato a farne in miniatura. Una lettera, signori. Leggiamo. Nota scritta frettolosamente. Ho raggiunto gli androni superiori perché ho sentito un rumore. Per fortuna era solo uno di quei goffi cadaveri nevarriani. Che spettacolo deprimente. Gettate il mio corpo nelle fiamme come si fa nel resto del mondo civilizzato. Ah, è vivo, dobbiamo parlargli. Scusate ragazzi, allora fatemi vedere un attimino qui. Prima, perché quello è avanti. Ok, era solo sudario fragile, quello tanto non si può spezzare adesso. Quindi parliamo con questo personaggio. È inquietante il fatto che sia qui tutto da solo, però vediamo. Hello? Ehi, ti hanno portato qui i venatori? Dicevano che avevo rovesciato il vino troppe volte, che ero meglio come vittima sacrificale che come schiavo. Siamo a Navarra, non ci sono schiavi in questa terra. Per favore, resta qui. Dopo che ci saremo occupati degli altri venatori, manderò qualcuno che ti scorti in superficie. Va bene. Cucciolo. Quei venatori l'hanno portato qui solo per morire. Maledetti. Gli osservanti lo proteggeranno. Scopriremo se ha famiglia a Mirratus. Riguardo ai venatori, ci occuperemo di ciò che resta di loro. Bene, ragazzi, quindi in questo posto, poi evidentemente ci tornerò io. Come in tutti gli altri, l'avete visto, in un posto bisogna tornarci almeno 2 volte. La prima per seguire la trama, la seconda per esplorare. Ok, possiamo spezzare le catene, mi sa. La stella sommersa può aiutarci se spezziamo le catene dei venatori. Bene. Ok, vamonos. Ok, quello intanto si può rompere. Ottimo. Una catena è andata. Adesso si rompe. Nemici. Chiamo ospiti, sì. Tempesta, vai. Che figo questa mossa, troppo bella, dai. Troppo, troppo bella, dai. Spettacolo. Beh, fate voi qualcosa? Visto che vi ho tipo distrutto tutto e indebolito lui. Datevi da fare, su. Vai, vai, abbattimento. Grande. Qua vi ho fatto 7-0, amici miei. Qua fate una combo voi, per favore. Bravi. Sto suonando comunque. Bene, questo ambiente fa molto Castlevania. Cavolo, hai ragione. Hai ragione, Cthulhu, è vero. È molto suggestiva, tra l'altro. Non me l'aspettavo così bella. Pensavo solo fosse paurosa. Non ho badato per un attimo che potesse essere così affascinante. L'ho detto che le ambientazioni di Dragon Age, a prescindere, io le trovo veramente valide. Ok, catene liberate. Quella era l'ultima catena. Dobbiamo tornare a livello inferiore per suonare la campana. Ovvio. Ok, andiamo. Mi butto direttamente, mi prendo la cura perché tanto qua sopra non ci salgo. E poi mi butto. Mi fa buttare? Sì.
Gli spiriti, che belli così. Vai. Preparati, il rituale per ridestare la campana attirerà l'attenzione della disperazione. E altri venatori. Dovrei tenerli occupati mentre mi metto all'opera. Vabbè, sopravvivenza, raga. Cure un po' in giro ce ne sono. 1, 2, 3, 4, 5. È pieno di cure, raga. Questi si rompono. Con chi me la devo prendere? Dove sono? Eccoli. Bene. Combo bella, ce l'avete? Ma pare di sì. Che sta facendo? Forza che sei morto. Oh. Arriva altra gente. Bella la musica. Voi che state potendo godere della musica, sembra molto bella. Aia, 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 troppa gente, troppa gente, troppa gente. Ho bisogno di una ricarica. Però volevo una ricarica di abilità, non di vita. Forza, come siamo combinati, signori? Ok, bene, stiamo per morirci. Comunque avere bella risposta. Oh, ce l'ha fatta! Niente più demoni della disperazione, ha funzionato. Ti ringrazio, andiamo, assicuriamoci che questi cultisti non abbiano lasciato nulla di pericoloso. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dovevamo davvero solo resistere. Più tardi chiederò agli assistenti di recuperare i cadaveri. Ce l'abbiamo fatta, raghi, non ci credevo più. Attenzione. Questa è una mano mozzata. Interessante, eh? Non può essere una mano della gloria? I venatori non dovrebbero mai possedere qualcosa del genere. Devo scoprire come l'hanno ottenuta. Eh sì. Ci siamo, eh? Ce l'abbiamo fatta. Fammi sapere quando vuoi tornare nelle stanze di sopra. Non ancora. Fatemi fare un giro veloce. Anche perché secondo me da sopra si possono prendere quello scrigno che avevo visto in alto, che non ero riuscita a prendere. Secondo me si prende dalle stanze di su. Però qua ce n'è uno qua dietro, che non ho minimamente idea di come io possa recuperarlo. Probabilmente appena avrò la forza di rompere questi, non so ancora bene come. Sicuramente c'è un altro modo per entrare, per passare. Insomma, qua è tutto chiuso con le grate, quindi c'è sicuramente un percorso che dovrò fare. Quando riuscirò a passare, ripulirò la zona. Per il momento direi che possiamo andare. Shall we depart? Andiamo, dai. Let's get back to the lighthouse. Torniamo al faro, quindi si torna a casa, ragazzi. Mi racconterai del perché vi serve un esperto dell'oblio lungo il tragitto? Si torna. Sembra esagerato, ma giuro che abbiamo visto le divinità elfiche corrotte di persona. Spiegherebbe i recenti disturbi onirici. Come minimo, le implicazioni di quel che ha visto Rook sono... Grazie, Manfred. Salve. Salve, grazie. Hai parlato di pericolo per l'oblio. Le divinità elfiche intendono squarciarlo per scatenare la corruzione. E sono già intervenute. Demoni, squarci nella realtà. La nostra squadra ha bisogno di un esperto dell'oblio. Molti osservanti non lasciano mai Nevarra, ma con prospettive così gravi. Mi farebbe piacere dare una mano. Sono passati anni da quando ci hai lasciato. Beh sì, ma divinità elfiche, antiche magie, posso forse perdermele? Non credo. Ho passato la vita ad esplorare l'oblio e a parlare con gli spiriti. Se a Rook serve un esperto, non esiste uno più qualificato di me. Ragazzi, Manfred, lo adoro. Ragazzi, la verità, gli direi occhio alla negromanzia, però non vorrei ritorcermelo contro. In realtà sembra abbastanza buono. Io voglio Manfred. Solo se viene anche l'assistente. Manfred? Ma certo. Benvenuto tra noi. Splendido, preparo le mie cose. Vieni, Manfred.
Che carino. Ma il che vado ci vendichiamo dopo. Bravo Cthulhu, la penso uguale. La grande necropoli era di nuovo tranquilla ed Emmerich era diretto verso la sua nuova avventura. Ma a Nevarra niente resta tranquillo a lungo. I Venatori avevano rinvenuto un oggetto che nessuno dovrebbe possedere, consegnandolo al peggior individuo possibile. Il viaggio di Emmerich l'avrebbe presto portato alla Lanterna Crepuscolare. Oh, oh. Beh, stiamo tornando al faro, ragazzi. Ci tornerò. Assolutamente. È quello che i Venatori intendevano fare con le loro incursioni nella necropoli che mi preoccupa. Orchestrate o meno dagli dei, il tempismo è allarmante. Il caos, temo, è il loro alleato. Con questo, il crocevia di Dimeta e i draghi corrotti e tutto il resto con cui abbiamo a che fare. Sembra di essere in guerra, tante piccole guerre. Ha detto la verità. Gli dei si muovono rapidi. Non ci è voluto molto perché gli dei ottenessero supporto dal peggio del Tidas. Offrono il potere a chiunque lo brama. A Venatori e Antam non importerà a quale costo. Allora come possiamo reagire? Non abbiamo un esercito, ma abbiamo alleati, come gli acrobati del velo. Dopo il crocevia di Dimeta, per loro è una faccenda personale. I corvi, soprattutto dopo che abbiamo contribuito a salvare la loro città, Teia e Viago sanno cos'è la riconoscenza, salderanno quel debito. Tra l'altro, Dama Morrigan vuole un incontro al cigno lastricato di Mirratus. Che abbia trovato qualche traccia degli dei? Forse. Morrigan non frequenta locande per sfizio. Ho avuto notizie anche dei custodi grigi nelle paludi di Osberg, Antoine ed Evka. Laggiù sta accadendo qualcosa di strano con la corruzione, scommetto che c'entrano gli dei. Qualche dettaglio? Dettagli sulla corruzione nelle paludi? No, ma hai presente la bella calligrafia di Antoine? Sì. La sua nota era praticamente illeggibile. O è agitato, o ha paura, o entrambe le cose. Come sta il primo custode? Il primo custode non era proprio entusiasta su come sto svolgendo il mio lavoro. Lavata di capo, eh? Se andiamo nelle paludi, mi auguro che il primo custode sia al sicuro a Westout. Chissà, in ogni caso con l'ordine non potresti avere più problemi di così. Già. Vabbè. Gilan si è defilata da quando abbiamo ferito il suo drago, ma la corruzione diffonde marciume ovunque vadano gli dei. E nessuno rintraccia la corruzione meglio dei custodi. Morrigan e questi custodi sono le nostre piste migliori per trovare gli dei. Ma sono davvero divinità o solo antichi maghi? Non è chiaro. Sono divinità o comunque qualcosa di prossimo al divino. Raga, è tornata Niamh! Niamh, sei tornata? Pare di sì. Sono felice del tuo ritorno. È bello riaverti con noi. Lui è il professor Emmerich Volcarin, esperto dell'oblio. E poi c'è Tash, la nostra ammazza draghi. Si sono uniti a noi nel mentre. Ehi, incantato. Giusto, non si conoscevano. E così della caccia ai draghi? A Mirratus avresti fatto comodo. Che succede? A casa? Cosa non succede? Ascolta, hai fatto una scelta impossibile con pochissime informazioni. Lo capisco. I dei ci avevano messo alle strette. È solo che ci vorrà un po' prima che passi. Però adesso sei tornata, giusto? Sì, Belle, sono tornata. Lo apprezzo. È bello riaverti con noi, a prescindere dalle circostanze. Tutti devono avere una parte, solo così potremo vincere. Dopo quello che è successo a Mirratus, ho nuovi sproni per stanare gli dei. Se c'è qualcuno che può riuscirci, siamo noi. Sono della partita, conta su di me. Dedichiamoci alle piste che abbiamo. Dirò a Dama Morrigan che possiamo incontrarci. Avverto Antoine ed Evka, si trovano in un posto chiamato Lavendel. Che gli altri si riposino. Siate pronti a intervenire all'occorrenza. È tornata Niamh. Non è mai facile, vero? Che vuoi dire? Fare certe scelte e convivere con le loro conseguenze.
Credo che non dovrebbe mai essere facile. Non appena diventa facile, non sei più la persona giusta per tali decisioni. Deve essere difficile, solo così che puoi affrontare la situazione con serietà. Ecco perché ho reclutato te, Rook. Perché l'hai capito. Non è da tutti. Comunque, adesso devi incontrare Morrigan e occuparti di quello che hanno scoperto i custodi. Tutto questo parlare mi ha sfiancato, devo riposare un po'. Bel lavoro, Rook. Troverai una soluzione a tutto questo, io ne sono certo. Ragazzi, ho adorato tantissimo questa parte, molto bella. Mi è piaciuta la necropoli. Quindi, riepilogo. Attingendo ai propri poteri negromantici, Emric ha bandito i demoni della disperazione che infestavano le sale del sudario e ha scacciato i venatori. Avendo saputo che antiche divinità malvagie stanno scatenando il caos nell'oblio, il professore si è unito alla squadra per aiutare a fermare le antiche mistiche che minacciano l'intero creato. A sua insaputa, il piano dei venatori è solo l'inizio di una catena di eventi che porteranno Emric a incontrare un'oscura figura del suo passato. Quindi con Emric abbiamo una trama che dovremo affrontare. Ragazzi, ovviamente con quello che è successo, compagno diffidente. Niv è diffidente. Dopo l'attacco del drago a Mirratus, Niv si sente meno sicura dei propri mezzi. Le sue capacità di danno sono aumentate, ma non userà più capacità di supporto. Vabbè, raga, non le aveva tanto. I progressi delle relazioni saranno rallentati. E vabbè, amen, ragazzi. Non, cioè, altrimenti sarebbe successo con Lucanis, ripeto, e non mi andava. Ok, abbiamo riunito la squadra. Ci ha dato, tipo, due missioni nuove, Ah sì, vabbè, chiaramente dobbiamo andare sia da Morrigan che dai custodi grigi. Ovviamente, ragazzi, la prossima volta dritti, speditissimi, da Morrigan. Non vedo l'ora, ovviamente, di riparlare con Morrigan. Ma mentre vi saluto, o prima di salutarvi, è più corretto, andiamo a parlare con i nuovi personaggi reclutati. Intanto ci è arrivato... quante lettere, attenzione! C'è arrivata una lettera da Treviso. Grazie da Treviso. Rook, te gli ha detto che ti avrebbe fatto avere questo. Volevo solo dirti che grazie al recupero ho potuto far arrivare i rifornimenti da Rivain a Treviso. Abbiamo appena liberato un grosso gruppo di prigionieri. Grazie a te e ai signori della fortuna abbiamo avuto veleni per neutralizzare il posto di guardia degli Anthem, erbe per curare le ferite dei prigionieri e oro per corrompere chi li avrebbe portati sani e salvi fuori da Treviso. Treviso sarà libera e gli Anthem si pentiranno di aver mostrato la loro faccia qui. Saluti, Natale della casata Cantori. Bellissimo. Permesso accordato, una lettera che reca il sigillo dell'Osservatorio del Lamento. Saluti, avete scacciato la disperazione dalle sale del sudario. Avete pertanto la nostra gratitudine. Se i venatori ritornano per darsi al saccheggio, sentitevi liberi di dar loro la caccia, firmata con un sigillo complicato e indecifrabile. Bellissimo, ragazzi. Belle queste missive, molto belle. Comunque sì, Cthulhu stava dicendo mal che vada ci vendichiamo dopo, nel senso che il negromante solitamente non ci esprime chissà che fiducia, quello è vero. Però dico, se dovesse comportarsi male, se dovesse tradirci o combinare qualcosa di ancora peggio, sono d'accordo, nel senso nel peggiore dei casi ci vendichiamo o lo buttiamo fuori dalla squadra. Però per il momento mi ha detto squadra al completo, quindi significa che altri compagni non ne avremo per un po'. Comunque. Andiamo a parlare con i personaggi che hanno voglia di parlare con noi. Vediamo perché, se ci devono dare altre secondarie. Scolpisci i mostri? Non pensavo fossi un artista. Questo è una necessità. Se conosci il nemico e i suoi punti deboli, forse sopravvivi. Hai uno stile esuberante. Non è più spaventoso della creatura reale. Che cosa ci farai? I comuni bestiari sono semplici disegni di maghi che non hanno mai visto quelle creature. Inutili. Non capiscono che alla fine di una battuta di caccia ti trovi faccia a faccia con un ogre. Qualcuno ci lascia le penne, perciò creo il vero manuale per la caccia ai mostri. A chi è destinato? Perché lo stai facendo? Balmor, quell'imbecille del Tevinter che tiene lezioni su cose che non conosce. Vogliamo parlare di Ludric e Rivain? Abbattere un Wright della pietra con un tiro fortunato dovrebbe renderlo un campione. Già, Ludric e il suo ego. L'hai mai incontrato? Beh, perché è morto 3 secoli fa. Ancora campa sulla leggenda di una freccia tirata al caso. Volevo solo farti sentire meglio. Mi sento meglio dimostrando a questi idioti come stanno davvero le cose. Sembra un libro divertente.
You have to buy it first. Devi prima comprarlo. Dov'è l'urlatrice delle tenebre? Lo scolpirò solo quando capirò cos'è. Ragazzi, ricordiamoci che c'è una microtrama in tutto ciò. La microtrama è che mentre reclutavamo Vrain, questa urlatrice delle tenebre ha rapito tutti i parenti, tutta la famiglia del piccolo grifoncello. Quindi prima o poi ce l'avremo contro. Is he ready? È pronto? Ero pronto la prima volta che affronterai un urlo? Beh, sei ancora vivo. Per fortuna, certo, quattro costole incrinate e mascella rotta. Poi arrivarono i rinforzi e gli trapassai il cranio con la spada. Attualmente a San e io siamo tanto forti quanto le prede a cui diamo la caccia. Si impara strada facendo. Ci sta, imparerà a combattere, combattendo. Non conosco altri modi, in questo mondo o anneghi o nuoti. Ma se è metà leone e metà aquila, sa nuotare? Non lo so, Hassan. Quale metà ha parlato? Chi lo sa? Entrambe condividono lo stesso stomaco. Giusto, ci vediamo. Ok, va bene, ha fatto questo refresh della sua trama personale, quindi ci ha ricordato dell'urlatrice delle tenebre. Prima o poi dobbiamo recuperare i fratelli e le sorelle del piccolo grifoncello. Esatto, parlando con lui ci ha dato due punti abilità, quindi off cam adesso io poi mi andrò ad assegnare un bel po' di punti ai vari personaggi. Quindi Lucanis non ci vuole parlare, ci vuole parlare Harding e il nuovo personaggio. Andiamo da Harding. Vediamo cosa vuole dirci. Tra l'altro vedete che sono a tempo, quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di andare a parlare con i personaggi, è importante. Ho visto bene? Hai scritto un messaggio all'Inquisizione? Riguardo a cosa? Sai che io e Varric facevamo parte dell'Inquisizione, giusto? Sto cercando di farmi dare delle notizie sul sud. Però Charter non ha risposto a nessuno dei miei messaggi. Sto provando a non preoccuparmi di cosa succede laggiù, ma... No, probabilmente è tutto a posto. Charter avrà soltanto da fare, è sempre impegnata. Charter, chi è? È la capospia dell'Inquisizione. O lo sarebbe se ci fosse ancora un'Inquisizione. Credo che attualmente lavori per l'Inquisitrice e basta. Ragazzi, ovviamente stanno facendo riferimenti a Dragon Age Inquisition. L'Inquisizione. Erano anni che non sentivo parlare dell'Inquisizione. Oh, è una cosa voluta. Quando si aprì il varco, ci serviva una fazione numerosa che impedisse al Tidus meridionale di finire nel caos. Da allora molte cose sono cambiate. Meno persone che operano in maniera più defilata per tenere d'occhio cosa succede nel mondo. Beh, perché non è qui? Potrebbe esserci d'aiuto. Charter ha affidato la ricerca di Solas a Varric, a noi. Il mondo è grande e lei ha parecchie cose di cui occuparsi. Quindi per quanto sei stata nell'Inquisizione? 10 anni? Più o meno, perché? Conoscerai bene l'Inquisitrice. Sì, lavoravamo insieme, però non facevo parte del suo entourage ristretto. Ho passato più tempo con la gente ordinaria, quella di cui non si parla. Che mi dici dei consiglieri? Dei consiglieri dell'Inquisitrice, cosa mi dici? Tra tutti, Josephine era la mia preferita, una donna adorabile. Ancora oggi ogni anno mi manda una scatola di dolci artigianali di Val Royale per il mio onomastico. Andavo d'accordo anche con Cullen, ma era sempre indaffarato. C'erano giorni pessimi in cui andavo in astinenza da Lirium. Bevevo con lui il tè che mi mandava la mia mamma. Anche lui è del Ferelden, forse gli ricordava casa. E Leliana? Ho sentito dire che ha personalità. Credo che le piaccia coltivare quella reputazione. Non è così terrificante come sembra. Un giorno la incrociai nel salone grande. Si voltò improvvisamente e mi chiese se volessi un nug. Un nug? Quei piccoli roditori rosa? E perché? Ne andava matta, le piaceva allevarli come animali domestici. E quindi hai preso il nug? No, che cosa me ne faccio di un nug? Entourage ristretto. Conoscevi anche persone dell'entourage ristretto dell'Inquisitrice, vero? Le conoscevo, certo, ma all'inizio volevo solo dimostrare il mio valore e non disturbare nessuno. Alcuni di loro erano più avvicinabili di altri.
Sarah era un cucciolo con un giocattolo nuovo, centinaia di giocattoli. Bello sottolineare il disordine. Ragazzi, Sarah era la ladra. Era l'unica che riusciva a far abbassare la guardia a Rainer, o meglio, Blackwall ai tempi. Blackwall era quello con cui io mi ero fatta la romance. Altrimenti stava sulle sue, sempre nelle scuderie. Ci parlavo quando andavo a trovare i cavalli. E poi ovviamente c'era Cole. Ragazzi, Cole era tipo... esatto, il ragazzo spirito. Un giorno ero seduta sulle mura, mi chiese se poteva giocare con me. Tipo a carte? No, a guardare passare la gente. Forse per lui era un gioco. Ragazzi, Cole bellissimo come personaggio. Sceglievamo degli sconosciuti tra la folla, tentavamo di dire qualcosa su di loro. Tipo, quella ieri ha sentito una barzelletta, ancora oggi cerca di trattenersi dal ridere. O una di Cole. Gli occhi di lui le ricordano quello che ha sotto il letto. Cosa? I have so many questions. Ho tantissime domande. Credimi, le avevo anch'io. E oggi ci sta facendo un bel excursus tra i personaggi di Inquisition. Cole non si è spiegato. Credo di preferire il mistero, tu no? Cole non era uno psichico, doveva essere bravo in questo gioco. Ah, ma la regola era non dire niente che già si sapesse. E l'aveva capita alla fine, credo. Quindi non gli chiedevi se tu avevi indovinato. Il punto non era indovinare, era prendere l'abitudine di guardare le persone. Credo gli piacesse. Ecco perché non sbagli. Gente ordinaria? Parlami di questi ordinari membri dell'Inquisizione di cui non si parla. L'Inquisizione assoldava centinaia di persone, molte di loro non erano magister o ben assarat o la mano sinistra della divina. C'erano esploratori, addetti alle scuterie, carpentieri, cuochi e quartiermastri, perfino due pasticceri. La maggior parte si era offerta volontaria, come me. Nel nostro piccolo volevamo essere d'aiuto. Piccolo? Non credo proprio. Hai aiutato la gente. Non è propriamente piccolo. A volte pareva così. Mi sedevo insieme a Rector e Faulkner a guardare la gente importante intenta a occuparsi dei propri affari importanti. Rector, Faulkner. Liliana dava degli pseudonimi a tutti i suoi agenti. Giusto, come Charter. Beh, Charter è Charter, ma quando io e gli altri due eravamo insieme ci chiamavamo solo Lace, Wilbur e Katia. Ti manca l'Inquisizione? Difficile sentire la mancanza di un'organizzazione. È un bel posto solo se è composta da belle persone, no? Però mi mancano i miei amici. Ci scriviamo, ma non è la stessa cosa. E l'Inquisizione è diversa da quello che abbiamo costruito qui. Non migliore o peggiore, soltanto diversa. È una cosa speciale trovarsi tra persone che lavorano per raggiungere un obiettivo comune. Non tutte. C'era Solas. Cosa ne pensavi davvero di lui ai tempi? Solo. Mi è sempre sembrato molto solo. Difficile non esserlo quando ti ritieni superiore a tutti gli altri. Alla sua missione mi dispiace per lui. Alla sua missione, gli direi. Sarà anche solo, ma dubito che gli interessi. Va dritto per la sua strada. Conta solo la sua crociata. Perché ha solo quella. La mia mamma diceva sempre che un cane in gabbia si dimentica che esistono i prati. Ragazzi, brividi comunque, questo dialogo è bellissimo. Di sicuro là fuori sta accadendo qualcosa di grosso e io me ne sto qui a delirare sul passato. Dovrei lasciarti andare, parliamo più tardi? Ragazzi, bellissimo questo dialogo, veramente un tuffo in Dragon Age Inquisition e un richiamo un po' ai vari personaggi. Molto molto bello. Direi di finire questa live andando a parlare con il personaggio nuovo, con Emric. Vamonos. Vediamo cosa ci dice. La terza edizione degli elementi ineffabili. Non sapevo nemmeno esistessero più edizioni. Oh, ne hanno migliorato di molto l'indice. Prendila pure in prestito se vuoi. Volentieri. Oh, Rook, forse venivi per un saluto. Grazie, professore. Sembra che vi stiate sistemando. Solo l'indispensabile. Manfred è stato di grande aiuto nel trasloco. Questo faro è un posto affascinante. Che ne pensi? Cioè, subito, bam, posso fare la romance. Pam, pam. Ma non la farò. Carino, splendido, comodo, con più gente è meglio. Con più gente è meglio. All'inizio dava un senso di vuoto.
Ma con ogni nuovo arrivo si è fatto più accogliente. Nonostante la magnificenza, il faro sembra in vero fatto per la compagnia. Avete già fatto un giro? Oh, ho esplorato qua e là, ma... Alcuni degli altri sembrano un po' spiazzati da Manfred. Ho sentito dei commenti sui miei teschi. La mia necromanzia non susciterà preoccupazioni superflue, vero? Forse qualcuno, siamo tutti nuovi qui. Siamo tutti nuovi, dai, non c'è problema. Ci stiamo ancora abituando gli uni agli altri. Vero, eppure con un po' di tempo ci sistemeremo. Ti prego di scusarmi, io e Manfred dovremmo terminare l'inventario. Grazie per la visita. Perfetto ragazzi, è stata breve la parlata con lui. Quindi, ah vedi, breve ma conseguenziale. Ci sta per dare la sua secondaria, vediamo. By the way, Rook, comunque Rook, prima che me ne andassi, Mirna e Vorgoth hanno chiesto se potevamo aiutarli con un'epidemia di infestazioni nel Tidas. Hanno anche fatto menzione di alcuni fuochi fatui dispersi nella necropoli. Non so bene chi li abbia spaventati, ma vale la pena indagare. Infestazioni e fuochi fatui spaventati? Ok, diamo un'occhiata. Grazie, quando te la senti partiamo per la necropoli. Ragazzi, lo sapevo io, lo sapevo, ve l'ho detto, il gioco vi ci porta, ha parlato di fuochi fatui, potremmo finalmente liberare anche il piano di su. Quando avete visto che abbiamo provato a raggiungere quello scrigno, c'era un fuoco fatuo da inserire che non avevamo trovato. Tutto nella norma, ragazzi. Nuovo livello di esplorazione della necropoli, quindi ci tornerò per i cavolacci miei e andrò a finire quello che non ho potuto esplorare stasera, quindi avrò veramente sempre cosa fare finite le live, ci sarà sempre una parte off cam da fare, quindi vi confermo che abbiamo appunto un nuovo livello di esplorazione e una nuova missione compagno da fare e, ripeto, non essendo così tanto fondamentali alla trama principale le farò io, però ci tenevo, ecco, a farvelo sapere e a tranquillizzarvi dal punto di vista dell'esplorazione, che è quello che semplicemente in live non vedete perché al momento magari non si può fare, io poi comunque ci torno e me lo vado a prendere. Ripeto, se non ce la faccio domani, sicuramente lo faccio nel fine settimana. Questo è poco ma sicuro. Quindi io direi di salutarci qua. La prossima volta si va a parlare con Morrigan. Quindi la prossima volta, sbam, dialogo top. Ripeto, io non ho missioni particolari, dovrò semplicemente tornare lì, alla necropoli. E cosa importantissima... Mi sa che torno al crocevia e apro tutti i passaggi che posso aprire, così tutta questa parte, fazioni e regioni, un pochino si... come dire, sì... non si semplifica, si accorcia, cioè se riesco a togliere un po' di queste voci, riesco anche ad essere più tranquilla io le prossime live, perché a livello di crocevia... più Eluvian sblocchiamo e più siamo tranquilli, e meno combattimenti avremo da fare le prossime volte. Quindi voglio anche dedicarmi un po' al crocevia e liberarlo dai nemici, insomma, così le prossime volte si va spediti. E niente, grazie ovviamente a tutti per essere stati con me, anche se siamo stati in pochi stasera, però lo stesso sono contenta della compagnia che mi avete fatto. Grazie mille di cuore a Cthulhu, che veramente da quando si è iscritto è sempre super presente. Ti ringrazio Cthulhu per la tua compagnia, super super apprezzata. Grazie ovviamente a Brullone, che ogni tanto anche lui passa, mi fa molto molto piacere, chiaramente. E nulla, grazie anche a quelli che si sono collegati all'inizio, grazie a Sephiroth che è un nuovo iscritto, benvenuto. Grazie per la fiducia ovviamente, grazie a Cthulhu anche per aver regalato l'abbonamento a Sephiroth e nulla, noi ci vediamo la prossima volta, ovvero venerdì, sempre qui, pronti per andare a parlare con Morrigan. Bacioni grandissimi a tutti e vi auguro una buona serata.